Un intervento del governo per fronteggiare l'emergenza e guardare anche al dopo alluvione è una zona strategica per il tessuto produttivo del nostro paese, come l'Emilia-Romagna. Tutti i comparti produttivi di quest'area sono stati colpiti pesantemente dalle piogge incessanti e dall'acqua devastante arrivata dai fiumi, da quelli industriali a quelli artigianali, imprese strategiche spesso non solo per la nostra produzione interna, ma anche per le esportazioni in tutto il mondo. È un evento che è paragonabile a un terremoto, forse elevato potenza, nel senso che abbiamo parecchi danni che non sono ancora qua quantificabili. Abbiamo visto sicuramente un buon interessamento da parte del governo, ci auspichiamo in breve tempo un ristoro e con tempi veloci, ma anche con procedure semplici e semplificate. Tanti danni anche all'agricoltura, con la necessità di salvare, secondo le stime Coldiretti, 300.000 ettari di superficie agricola, 25.000 ettari di frutteti, 25.000 ettari di vigneti, 60.000 ettari coltivati a grano duro per la pasta e 40.000 ettari coltivati ad erba medica per l'alimentazione animale.